Saluto il prossimo ospite, Sonia Paoloni, segretaria nazionale con delega al settore moda. Naturalmente parliamo della Feltre nazionale. Buongiorno segretaria. Ciao, buongiorno Davide. Allora, il tuo settore è costituito dai lavoratori afferenti a tanti diversi contratti dell'industria. Andiamo dal tessile alle calzature, dalla pelletteria all'occhialeria, dalla concia alle lavanderie industriali e sono sicuro che qualcuno la dimentica. Sì, ci sono anche i lavoratori del settore giocattoli e delle penne spazzole. Penne spazzole, di cosa parliamo? Penne spazzole, parliamo delle penne che utilizziamo per scrivere delle matite, la fila, eccetera, e le spazzole, penne, i pennelli, gli imbianchini che imbiancano, mancano insomma casa, gli accessori per i lavoratori che seguono la filea li fa il settore penne spazzole. Interessante anche per il pubblico a casa sapere che poi anche questo settore ha un suo contratto nazionale di riferimento. Sono due settori piccolini, però hanno due contratti nazionali di riferimento. Noi abbiamo questa tipologia di molti contratti che cerchiamo però di razionalizzare e accorpare. Non sempre moda... ci riesce perché sono le controparti che non vogliono. Il settore moda della Feltre comunque attraversa ogni dimensione di impresa, andiamo dal gruppo multinazionale superstrutturato come Luxottica, sì, sicuramente uno dei più famosi, alle piccole produzioni di nicchia. In questo settore troviamo i marchi simbolo del Made in Italy naturalmente, ma tutti sappiamo come questo sia anche uno dei settori ad aver subito più pesantemente gli effetti della pandemia, nei quali gli esuberi sono stati ormai annunciati da tempo e in cui è maggiore l'apprensione per le decisioni sullo sblocco dei licenziamenti. Esattamente Davide, ti ringrazio per questa domanda perché noi siamo fortemente preoccupati. Il settore manifatturiero della moda è quello che tra i settori dell'industria manifatturiera ha subito di più la crisi, parliamo di una perdita aggregata di circa il 30% sui fatturati, ma differenziato per settore. Il calzaturiero è il settore più colpito con una perdita che va dal 40 al 50%, poi segue la pelletteria con un altro 40%, il tessile e l'abbigliamento, pur essendo lo stesso settore, hanno loro anche andamenti diversi, l'abbigliamento perde di più rispetto al tessile, insomma in numeri aggregati noi abbiamo perso il 30% delle produzioni e del fatturato e rischiamo con lo sblocco dei licenziamenti al 30 giugno che riguarda tutta l'industria manifatturiera di perdere altrettanti posti di lavoro, che se facciamo un conto aggregato su circa 700-800.000 addetti, il 20%, e mi limiterei al 20%, ma potremmo rischiare anche di perdere il 30%, noi rischiamo di perdere circa 150.000 posti di lavoro in una situazione drammatica, perché li perderemo soprattutto nelle piccole e medie imprese, perché la caratteristica del settore della moda è quella che è fatto sì di grossi gruppi, ne ha citati alcuni, mettiamoci Gruppo Armani, Gruppo Valentino, Prada, Gucci, no? Perché sono tutti dentro Tozza, però l'80% della forza lavoro noi l'abbiamo nelle piccole e medie imprese, con una dimensione di impresa che spesso non supera i 50 addetti. Noi abbiamo industrie di 10, 20, 25, 30, 40 addetti e abbiamo i distretti industriali che con questa crisi rischiano di venire smantellati con la chiusura delle piccole e medie imprese. Perciò stiamo facendo una grossa pressione a livello di categoria insieme alla Confederazione affinché non ci sia lo sblocco dei licenziamenti al 30 giugno, ma che venga prorogato. Noi come categoria abbiamo già chiesto ai ministeri competenti la proroga della cassa Covid per il settore manifatturiero della moda per tutto l'anno 2021, perché essendo settori stagionali noi per tutto il 2021 non vedremo una ripresa, anzi i dati in proiezione del fatturato dell'anno 2021 saranno peggiori di quelli del 2020, perché nel 2020 non sono state fatte le campagne vendita per via della chiusura dei negozi, per via del fatto che sono state bloccate le fiere e che con il digitale non si riesce comunque a vendere così come in presenza, e a questo ha scatenato anche tutta la crisi che c'è nel settore della vendita dei negozi eccetera. Ovviamente all'interno di questa situazione noi abbiamo qualche settore che ha visto una ripresa prima degli altri, tipo quello dell'occhialeria, perché l'occhialeria è un settore per il quale la vendita e-commerce riesce meglio e che è uno di quei settori che con i codici Ateco è rimasto fuori dal blocco delle produzioni, essendo un prodotto diciamo essenziale.
e su questo noi abbiamo pensato per questa giornata di portare appunto l'esempio di una grossa azienda, la grossa azienda di riferimento in Italia, questa ormai multinazionale che con l'accorpamento con la Essilor è diventata una mega multinazionale nel mondo che insieme, come dati aggregati, riporta circa 240.000 addetti in tutto il mondo. La Luxottica in Italia conta oggi circa 14.000 addetti che sono per lo più distribuiti in Italia in diverse regioni, principalmente in Veneto dove c'è la sede della Luxottica, poi abbiamo stabilimenti in Piemonte, in Lombardia e di recente anche in Abruzzo con una acquisizione recente anche in Trentino. Abbiamo voluto portare l'esempio del contratto integrativo della Luxottica proprio perché è un contratto integrativo di gruppo che riguarda tutti i lavoratori della Luxottica in Italia e nel quale siamo riusciti a fare una grossa opera di contrattazione inclusiva, perché siamo riusciti con questo contratto integrativo a stabilizzare a tempo indeterminato un numero molto cospicuo di lavoratori somministrati, ma all'interno di questo integrativo che prevede moltissime cose, moltissime particolarità, welfare a favore dei lavoratori, ovviamente anche un buon cospicuo premio aziendale, c'è anche un fattore importante che riguarda appunto la costituzione di un comitato di partecipazione di alto livello. Che cosa si intende? Noi abbiamo un problema annoso nel nostro paese che è quello della costituzione dei comitati di sorveglianza. I comitati di sorveglianza di fatto non ci sono perché non c'è la legislazione a supporto, però senza i comitati di sorveglianza noi non abbiamo quella possibilità e capacità di andare a determinare, ad incidere sulle scelte che poi le grosse aziende, queste multinazionali fanno, a poter discutere in maniera preventiva per capire quali possano essere poi i destini dei lavoratori che sono in queste aziende. Allora noi abbiamo trovato un compromesso con la Luxottica costituendo questo comitato di alta partecipazione che è composto da tre componenti sindacali, dalle segreterie nazionali e da tre componenti aziendali, con il quale cerchiamo di condividere e anticipare con l'azienda delle scelte che poi possono avere delle ricadute sia positive ovviamente che negative su tutti i lavoratori. E nell'ambito di questo contratto integrativo che noi abbiamo sottoscritto a giugno del 2019, perciò prima della pandemia, noi ci siamo trovati in una condizione in cui nell'universo mondo della Luxottica avevamo 1.900 lavoratori somministrati a vario titolo, a tempo determinato, a tempo indeterminato. Tra questi 1.900 lavoratori circa 700 erano somministrati di breve periodo con un'anzianità inferiore ai 12 mesi, mentre tutti gli altri erano lavoratori con un'anzianità molto lunga all'interno della Luxottica. Perciò ci siamo posti il problema di come poter dare un lavoro stabile e fisso e far uscire dalla precarietà i lavoratori che gravitavano nel mondo Luxottica con questi contratti di somministrazione. Abbiamo trovato un compromesso inventandoci una nuova contratto che abbiamo chiamato contratto di part-time incentivato, che prevede che questi lavoratori che sono stati assunti dal 1 luglio 2019, ne abbiamo assunti circa 1.250 tutti insieme in blocco a tempo indeterminato, con questo contratto part time incentivato che prevede 37 ore medie di retribuzione fissa, considerando che il contratto dell'occhialeria ne prevede 40, dico 37 ore medie di retribuzione fissa perché in realtà questi lavoratori per 8 mesi nell'anno svolgono 8 ore di lavoro pieno, per gli altri mesi restanti svolgono 6 ore di lavoro, ma hanno 30 ore di formazione all'anno che vengono retribuite ai lavoratori dall'azienda come se stessero lavorando. In più
per la disponibilità di questi lavoratori ad avere una flessibilità nello spostare i mesi in cui si fanno le 8 ore rispetto a quelli in cui si lavora 6 ore, è stato riconosciuto un incentivo fisso di 700 euro annuali suddiviso mensilmente, che porta lo stipendio di questi lavoratori a part time incentivato quasi al pari dei lavoratori che fanno le 40 ore settimanali. In questa maniera noi siamo riusciti a stabilizzare 1230 lavoratori subito con questo tipo di contratto, ma ad oggi, perché il contratto è ancora in essere, scadrà il prossimo anno, siamo arrivati alla stabilizzazione a tempo indeterminato di 1460 lavoratori. Perciò per noi, per il settore della moda, questo è un esempio di contrattazione inclusiva che ci ha permesso di dare un lavoro stabile e fisso di qualità a dei lavoratori che contribuiscono e contribuivano a fare la ricchezza di questa grossa azienda che rimane l'azienda leader nel settore dell'occhialeria. Ad agosto del 2019 la Luxottica ha acquisito un ulteriore stabilimento in provincia di Pescara, la Barberini, nel quale abbiamo trovato una situazione simile, cioè 360 circa lavoratori dipendenti Barberini, 167 lavoratori somministrati, sia di lunga che di breve durata. Siamo riusciti, sapete che poi c'è stato il problema della pandemia, comunque in costanza di pandemia siamo riusciti a dicembre 2020 a sottoscrivere un integrativo anche per la Barberini che ha previsto la stabilizzazione ad oggi di 51 lavoratori a tempo indeterminato con il part time incentivato. Questo qui ci ha consentito di poter dire che con la contrattazione si riesce ad avere per i lavoratori un lavoro di qualità, perché il lavoro magari si trova, però dobbiamo anche capire quale tipo di lavoro troviamo e a quali condizioni. In questo caso siamo riusciti a dare un buon esempio che potrebbe essere seguito anche da altre grosse aziende, e abbiamo usato questo esempio perché è il settore dell'occhialeria nel comparto della moda quello che utilizza di più la precarietà tramite la somministrazione. Negli altri settori della moda la somministrazione è poco utilizzata perché c'è più bisogno di personale specializzato e qualificato. Ora credo sia il momento dei contributi di due lavoratrici stabilizzate, una dello stabilimento di Pederobba a Treviso e un'altra dello stabilimento Barberini a Pescara. Salve a tutti, sono Elisabetta, sono dipendente Luxottica di Pederobba. Ho iniziato la mia collaborazione con la ditta nel 2014 grazie all'agenzia interinale Adeco, tramite diversi contratti a tempo determinato. Dopo circa un anno l'accordo tra la ditta e l'agenzia è cambiato e sono stata assunta dalla Adeco a tempo indeterminato fino al 2019, quando ho avuto l'opportunità di diventare dipendente Luxottica con un contratto a part-time incentivato. Ritengo che questo sia un accordo vantaggioso per entrambi le parti, perché prevede di lavorare 7 mesi a 8 ore e 5 mesi a 6 ore, mantenendo lo stesso stipendio. Questo compromesso mi ha dato la possibilità di mantenere il posto di lavoro anche in un periodo di restrizione e di crisi. Ritengo di dover ringraziare Luxottica per questa grande opportunità. Salve a tutti, sono Nelante Rossana, operaia presso la Luxottica Barberini, sita a Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. Sono lieta di avere la possibilità di raccontare la mia esperienza lavorativa presso questa azienda, perché sin dall'inizio la reputavo una perla nella nostra regione. Ero affascinata da queste divise bianche, ma in realtà ci vedevo la possibilità di lavorare in una bella azienda dove potevo dare una stabilità economica a me e a mio figlio, anche se ero sempre accompagnata da una forma di preoccupazione di un lavoro precario. Oggi, considerando la situazione attuale, posso tranquillamente ringraziare sia l'allora Barberini S.p.A. che mi ha dato la possibilità di farne parte e soprattutto le organizzazioni sindacali e direzioni aziendali Luxottica,
che dopo 7 anni di lavoro precario, oggi finalmente a me, come altri miei colleghi, è stata data la possibilità di essere stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato e a breve anche inquadrati con un livello superiore dall'attuale. Quindi concludo ringraziandovi per avermi dato la possibilità di raccontare la mia esperienza, sperando che questa mia testimonianza sia di incoraggiamento a tutte le persone che oggi vivono una situazione di lavoro precario. Grazie ed arrivederci. Eccoci. Il secondo contributo che abbiamo pensato di mostrare in questa giornata è l'esempio del settore della pelletteria, uno dei settori in cui abbiamo rinnovato il contratto nazionale. Per capirci, nel settore della pelletteria per noi i gruppi di riferimento principali sono Gucci, Prada, Louis Vuitton, Fendi, Chanel, sapete, questi sono i nomi che fanno parte del settore pelletteria. Qual è il problema che ci poniamo, come ho detto prima, in questi settori? Quello di tutelare tutta la filiera produttiva. Perché dai grandi brand il lavoro viene sviluppato su tutta una serie di appalti, di forniture e subforniture che si sviluppano per tutta quanta la catena produttiva e perciò la filiera. Come proteggere e includere la filiera nel quale poi dopo non si riesce ad avere un controllo, soprattutto nelle piccole imprese che sono quelle che lavorano nell'appalto del subapparto, nella fornitura della subfornitura e che si perdono lungo tutto questo percorso anche al controllo delle aziende che commettono questo lavoro, e abbiamo cercato di capire come proteggere e fare una contrattazione di filiera che ci consentisse di redistribuire il valore lungo tutta la catena produttiva. Perché noi quando pensiamo al Made in Italy pensiamo al prodotto di lusso, nel mondo siamo conosciuti con il Made in Italy, grossi nomi, però non ci fermiamo mai a pensare poi chi produce questi beni di lusso, come viene trattato, se vengono rispettati i diritti, e pensiamo che dalla grossa azienda esce fuori il prodotto finito. No, per fare in modo che esca un prodotto finito dalla grossa azienda ci sono tantissime fasi di lavorazioni. Le fasi di lavorazione non si fanno tutte dentro alle grosse aziende, ma si fanno lungo la filiera produttiva, che oggi è quella, come ho detto prima, più in crisi, perché ha una strutturazione meno solida e che con questa crisi rischia ovviamente di vedere una miriade di aziende chiuse. Allora, nel contratto della pelletteria noi abbiamo costituito, ci siamo inventati un altro capitolo contrattuale che è il capitolo che abbiamo chiamato per prevenire il dumping rispetto a quello che succede lungo la filiera e per includere tutti quei lavoratori che lungo la filiera non hanno nemmeno l'applicazione del contratto nazionale della pelletteria sottoscritto da noi. Perché voi sapete che abbiamo un problema molto grande che riguarda il fatto che in Italia non c'è una legge sulla rappresentanza che ci garantisce di dire chi può sottoscrivere i contratti nazionali. Perciò noi oggi al CNEL abbiamo più di 400 contratti nazionali su 800 depositati ma non sottoscritti da noi e che vengono applicati dalle aziende. Ovviamente questi contratti nazionali hanno salari più bassi, hanno condizioni di lavoro più basse, vedasi malattia, contratti a termine, eccetera, e vengono utilizzati soprattutto dalle aziende della filiera. Perché? Perché in questa maniera riescono a recuperare quei costi che i grossi brand impongono come commesse lungo la filiera, non tenendo conto che anche queste aziende qui debbono rispettare i contratti nazionali. Ora, l'applicazione di questi contratti in dumping, che noi chiamiamo contratti pirata, non è illegale in Italia, non essendoci una legge sulla rappresentanza. Perciò noi possiamo fare delle vertenze per il recupero delle differenze salariali, ma non è sempre così facile e non sempre possiamo fare questa attività. Allora noi abbiamo stabilito nel contratto nazionale della pelletteria un capitolo contrattuale che prevede, e questa è una cosa forte, l'impegno da parte di tutte le aziende che applicano il contratto nazionale della pelletteria sottoscritto da noi
ad inserire nel contratto di commessa l'obbligo per l'azienda committente di applicare i contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. Questo è un tentativo che facciamo per evitare che nella filiera si scarichino i costi, la riduzione dei costi che poi va a ledere i diritti dei lavoratori. Questo è un impegno molto forte che le imprese si sono prese, è la prima volta che riusciamo ad inserirlo in un contratto nazionale come impegno, perché siamo riusciti ad inserirlo anche nel contratto della Concia, ma come una raccomandazione e non come un impegno ad inserirlo nel contratto di fornitura. L'impegno non si limita al primo contratto di fornitura, ma anche ai contratti di subfornitura, e perciò ogni committente deve inserire nel contratto l'obbligo all'applicazione dei contratti nazionali maggiormente rappresentativi. Nel caso in cui si dovesse verificare che un'azienda non applica il contratto nazionale sottoscritto da noi, diamo la possibilità con questo contratto e con questo capitolo di confluire nel contratto nazionale sottoscritto da noi. Confluire che cosa significa? Se noi troviamo un'azienda che non applica il contratto nazionale di riferimento sottoscritto da noi, ma applica un altro contratto con condizioni salariali e di diritti più bassi, dall'oggi al domani sappiamo che non riusciamo a far applicare il contratto salariale e a recuperare tutto quel gap salariale, ma abbiamo previsto che con accordi fatti in sede sindacale, aziendale, con le RSU dell'azienda o con le organizzazioni sindacali territoriali, lì dove non ci siano le RSU, perché spesso le RSU non le abbiamo per via del fatto che queste aziende sono piccole, a sottoscrivere degli accordi che nell'arco di tempo massimo di 36 mesi portino queste aziende all'applicazione totale e completa sia per la parte salariale che per la parte dei diritti dei contratti nazionali sottoscritti da noi. Il contratto della pelletteria oggi in Italia riguarda circa 48.000 lavoratori e ha fatto da apripista anche per gli altri contratti, vedasi quello della Concia, ma lo farà anche su questo tema per il contratto del calzaturiero che andremo a rinnovare la prossima settimana lunedì, e cercheremo di inserire queste clausole anche nel contratto del tessile abbigliamento, che poi a livello numerico è il più grande per il nostro settore perché riguarda circa 450.000 addetti, e pretendiamo anche lì un impegno forte a che i grossi brand si impegnino a obbligare i fornitori ad applicare i contratti nazionali di riferimento, perché questo ci consente, in attesa di una legge sulla rappresentanza, di poter riabilitare e risollevare le condizioni della filiera produttiva, che sono delle condizioni spesso di sfruttamento. Alcuni scandali li vediamo poi su tutti i giornali, quando capitano delle aziende che vengono scoperte a tenere i lavoratori in condizioni di sfruttamento, e noi questo qui è un fenomeno che combattiamo da anni, ma ripeto, l'anno della pandemia è stato poi pure foriero per far capire che con la competizione da costo, abbassando i diritti dei lavoratori, poi dopo non si produce e non si ha quel nome nel mondo che si vorrebbe far credere che noi abbiamo dappertutto. Sapete quali sono stati gli ultimi scandali e purtroppo accadimenti nefasti che sono avvenuti nel settore della moda, tipo nel tessile, vedasi Prato? Ovviamente noi vorremmo evitare che queste cose si ripetano e debbano accadere. In più abbiamo previsto che tutti gli accordi di confluenza vengano inviati ad un osservatorio nazionale costituito da noi e dalle controparti per monitorare proprio qual è il fenomeno che vogliamo far emergere. Ora credo che sia arrivato il momento dei contributi video, nei quali noi abbiamo la testimonianza di una lavoratrice di un'azienda della pelletteria. Sapete che la pelletteria in Italia è incentrata fortemente nel grosso distretto in Toscana, nel circondario di Firenze, un'azienda che lavora per vari marchi, sia per marchio proprio della pelletteria, che ha partecipato attivamente nella delegazione trattante al rinnovo di questo contratto, e più abbiamo il contributo del uno dei nostri delegati della Gucci, un RSU che si occupa proprio del controllo della filiera.
perché dobbiamo dire che l'azienda Gucci è stata la prima a certificarsi con le certificazioni di qualità e a fare dei protocolli per gestire e controllare la qualità della propria filiera. Perciò ora possiamo mandare questi contributi. Ciao a tutti, grazie. Io ringrazio tutto il nostro settore per aver contribuito a realizzare questi servizi e tutte le nostre strutture territoriali che ci assistono ovviamente nel rinnovo di tutti questi contratti. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Sonia Landi dell'azienda Renato Corti di Firenze, del settore pelletteria. La mia esperienza nella delegazione trattante che ha portato al rinnovo del contratto nazionale della pelletteria il 1 marzo 2021 è stata molto importante perché mi ha consentito di vivere e partecipare effettivamente alla realizzazione del primo accordo nazionale sull'inclusività della filiera produttiva. È molto importante essere riusciti a convincere le imprese della pelletteria, a partire dalla capofila Gucci, della necessità di impegnarsi affinché tutti i lavoratori del nostro settore possano avere condizioni di lavoro dignitose. Le aziende che applicano i contratti pirati sfruttano i lavoratori imponendogli salari inferiori e meno diritti, meno tutele dalla malattia alle agibilità contrattuali. L'impegno sottoscritto dalle imprese del contratto nazionale a commettere lavoro solo alle aziende che applicano i contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale è determinante per arginare il fenomeno dello sfruttamento. Altrettanto importante è aver definito un percorso di confluenza nei contratti nazionali di riferimento. In questa maniera il contratto nazionale ha contrattato le modalità di inclusione di tutti i lavoratori che vengono sfruttati per portarli a condizioni di lavoro equa, distribuzione e rispetto dei diritti. Troppo spesso, quando ammiriamo i prodotti dell'alta moda, non ci si sofferma a pensare come e chi abbia realizzato questi manufatti. Bisogna assumere coscienza del fatto che dietro al lusso, troppo spesso, si cela una realtà di aziende medio-piccole nelle quali si realizzano fasi di lavorazione costringendo i lavoratori al ricatto di accettare tutto pur di lavorare. C'è bisogno dell'impegno di tutto per denunciare situazioni di sfruttamento con lo scopo di farle emergere, così come è stato fatto nel contratto della pelletteria, nel quale le aziende committenti si sono finalmente assunte la responsabilità di questo fenomeno direttamente nei contratti di fornitura e subfornitura. Grazie. Buongiorno a tutti. Faccio un piccolo intervento per dare il mio contributo e la mia esperienza per quello che è la mia attività nell'azienda nella quale lavoro, che si chiama Gucci, tutti conoscono sicuramente. Mi è stato chiesto di parlare di che cosa facciamo in ambito di responsabilità sociale e di controllo della filiera, che per noi sono due ambiti particolarmente legati tra di loro. Nella mia esperienza, che è molto centrato sul settore abbigliamento, perché io lavoro nell'ufficio produzione abbigliamento e mi occupo di compliance, quindi conformità materiali, ma anche conformità processi e quindi degli aspetti della legalità e del rispetto delle normative anche dal punto di vista lavoristico e quindi legale e dei principi di sostenibilità del gruppo Kering, di cui Gucci fa parte. Devo dire che negli ultimi 10 anni, in particolar modo, abbiamo assistito a un exploit di quelle che sono le attività di controllo della filiera, in particolar modo nel settore abbigliamento, dove sicuramente questo tema era probabilmente meno sentito in generale in tutte le aziende, penso, prima degli anni 2012-2013. E in Gucci devo dire che c'è molta attenzione a queste tematiche, c'è molta attenzione al rispetto delle norme sia del mondo del lavoro a livello di pagamento dei contributi, delle retribuzioni, del rispetto dei diritti delle persone, non soltanto da un punto di vista meramente economico, ma anche da un punto di vista etico, perché proprio il gruppo si è dotato, e quindi Gucci di conseguenza, di un codice etico che va a fare un po' una somma per tutti i paesi nei quali operiamo, di quelle che sono le normative legali, quindi quelle cogenti che non si possono assolutamente non seguire, e quelli che sono invece gli aspetti che per noi sono molto importanti, quindi il rispetto di quelle che sono le uguaglianze dei diritti tra uomo e donna e tutte quelle
cose che forse fino a 10 anni fa magari si davano forse un po' per scontate e magari neanche più di tanto venivano considerate. E in questi ultimi anni ho visto eseguire un controllo molto capillare di quella che è la filiera del nostro prodotto, e sento che anche sulle altre categorie ovviamente c'è una sensibilità di pari passo, perché il gruppo si è dotato di una struttura centrale che fa i controlli e quindi ci permette di andare a fare un capillare, diciamo un capillare punto della situazione in ogni singola azienda nella quale lavoriamo. Noi partiamo ovviamente dai nostri capo commessa e poi scendiamo nella filiera produttiva per verificare che tutti i livelli di appalto e subappalto siano controllati, cercando di limitare quanto più possibile la profondità di questa filiera. E devo dire che abbiamo scoperto sicuramente situazioni che meritavano attenzione, situazioni virtuose dalle quali abbiamo anche piacevolmente imparato per poter capitalizzare e portare esempi nelle altre fabbriche nelle quali lavoravamo. E per noi chiaramente la filiera è un patrimonio, è una grandissima risorsa, perché come tutte le aziende del settore moda viviamo grazie alla capacità degli artigiani che lavorano per noi di realizzare un prodotto di altissima qualità nei tempi veloci che servono al settore moda. Devo dire anche che sicuramente si trovano delle resistenze in certe regioni italiane, perché purtroppo tanti marchi fanno shopping a basso prezzo presso i lavoranti, che sono ovviamente sempre più, vista la crisi economica che si è avuta negli ultimi 10 anni, disposti a tutto pur di cercare di mantenere aperte le proprie aziende e dare da lavorare ai propri dipendenti. E quindi la mia azienda si è anche comunque contraddistinta per cercare di avere un'ottica di rispetto della, non soltanto della legalità, ma anche dell'importanza della salubrità della filiera, cercando di compendiare il rischio di immagine e di reputazione, secondo me, con quella che è anche la tutela dei diritti delle persone e il rispetto del tessuto sociale nel quale esistiamo. Penso che sia fondamentale, e questo è un principio che viene molto sposato nell'azienda, rispettare e valorizzare la società nella quale viviamo, nella quale operiamo e soprattutto dalla quale prendiamo così tanto e ci sembra giusto restituire, cercando ovviamente di renderla il migliore possibile. Spero che questo contributo aiuti a capire quelle che sono le attività di responsabilità sociale, perché sono temi sempre più importanti nel mondo moda. Il mondo del lavoro spesso, nella mia esperienza anche di sindacato, è piuttosto complicato e spesso si preferisce il guadagno facile alle spalle dei lavoratori, dei loro diritti, delle loro prerogative. Non è assolutamente facile per chiunque ci lavori e ci lavori anche esternamente, come facciamo noi, che siamo esterni alla realtà produttiva che controlliamo e che lavora a, diciamo, produrre i nostri prodotti. Non è assolutamente facile poterci rapportare senza scoprire che ci sono delle storture che spesso si possono risolvere magari con l'impegno comune. E questo è, penso, forse uno dei messaggi migliori che si possono dare lavorando in aziende grandi che hanno questo impegno, che le cose si possono migliorare, ma ci vuole l'impegno da parte delle singole parti datoriali, sia dell'azienda capocommessa che di quelle che lavorano nella filiera.